Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e oggi ragazzi, secondo giorno di vacanza ragazzi, stiamo continuando a sollazzarci in spiaggia, ma ho preparato, come già vi ho detto ieri, 10 video che parleranno di quali carte abbinare per creare dei deck con Log Rider. Non me la sento di parlare momentaneamente di altri push principali, andiamo con la carta che so giocare meglio delle altre ragazzi. Il deck è il seguente: Og Rider davanti, Torre Inferno, Fireball, Strega Notturna, Cavaliere, Zap, Scheletrini e Mago di Ghiaccio. È un deck che pesa 3,3 di Elisir. Come vedete, ovviamente Og Rider giocato davanti come push principale, Torre Inferno che ovviamente mettiamo qualora ce ne fosse bisogno, soprattutto contro i tank molto grossi. Non siamo per forza obbligati a giocare la torre tutte le partite. Fireball, carta immancabile insieme all'Og Rider, due attacchi veloci che fanno veramente molto molto male. Strega Notturna la giochiamo vicino alla nostra torre, la usiamo per fargli spawnare i suoi pipistrelli e per poter anche andare ad attaccare truppe leggere, diciamo, al corpo a corpo. Cavaliere e Mago di Ghiaccio, anche questi devono essere giocati principalmente in difesa, ad eccezione fatta del Cavaliere che si può giocare eventualmente qualora il mana ce ne desse la possibilità come mini push insieme all'Og Rider. Zap e Scheletrini invece le carte jolly per poter ribaltare la situazione, per andare a distrarre le truppe o per liberare ad esempio l'Og Rider che sta andando sotto torre dalle orde di scheletri, di scherri o dai pipistrelli generati da una possibile strega notturna. Andiamo subito dentro ragazzi a vedere come si comporta questo deck in arena. Siamo contro Terry dei No Smoking All. Ciao! Allora, facciamo un'apertura molto ambigua con il nostro Mago di Ghiaccio lì sulla sinistra della torre. Lui apre con la capanna dei Goblin che io provvederei a iniziare a danneggiare. Capanna dei Goblin all'8, ragazzi, vediamo di tirarla via molto velocemente in modo che non ci possa dare fastidio. Invece provo il push con il Cavaliere, che esatto, funziona perché il Cavaliere passa davanti, viene colpito probabilmente dal moschettiere, esatto, ancora colpito. Il Mago di Ghiaccio può andare a danneggiare ancora di più la sua torre, la porta 2914. Se non sai cosa fare, metti giù una bella Torre Inferno, andiamo così a deviare molto bene. E come vi dicevo, la Strega Notturna la giochiamo proprio sulle truppe che vogliamo danneggiare, in modo che i suoi primi due pipistrelli gli vadano in aiuto. 2242, ottima la sua giocata. Vediamo se riusciamo a scaricare l'Og Rider. Forse troppo esagerata questa giocata, forse troppo. Infatti Og Rider che va sulla sua capanna dei Goblin, peccato, subisce i colpi, tira giù solamente la capanna, non può essere assolutamente di altra preoccupazione. Mettiamo un bel Cavaliere sul moschettiere in modo da toglierlo in maniera molto veloce, lo supportiamo con degli scheletrini, vediamo cosa gioca lui. Lui c'ha i luridi, no, gioca gli arcieri che vanno sugli scheletrini. Il Caballeros ne tira giù uno, l'altro arciere se ne va a destra, pensavo andassero a sinistra, va bene così. Lasciamo pure l'arciere che colpisca con una scoccata la mia torre di destra e riapriamo di nuovo con lo stregone di ghiaccio. Aspettiamo un attimino i suoi luridi che non dovrebbero tardare ad arrivare, invece arriva, peccato, un razzone. Allora giù la strega e vai con il domatore, serve la palla di fuoco esattamente in questo momento. Bene la Fireball che distrugge la sua difesa, giocata con i luridi, Strega Notturna che può entrare sotto torre. Bene così, andiamo a danneggiare quei pipistrelli. 7,47, 6,73 in realtà, 1,701. Mettiamo un Cavaliere giocato molto arretrato. Io potrei anche pallafuocargliela quella capanna dei Goblin che mi dà abbastanza fastidio, ma noi continuiamo a salire con il mana sotto anche gli scheletrini. Va bene così, vediamo sotto anche la Strega Notturna, mi può andar bene, si salva la mia strega, si salva. Andiamo adesso a pallafuocargliela, peccato per questo razzone, ovviamente giocato bene, mi dimentico che lui ha razzone. 22 secondi alla fine, facciamogli il trucco dei luridi, vediamo se entra il trucco dei luridi ragazzi, vediamo se entra il trucco dei luridi. Tiragliene una, 6, gli tira giù la torre ragazzi, come vedete sguscia via il suino, gli tira giù la torre. 6,56, 380 la super difesa con il Mago di Ghiaccio, lui non può tirare razzone, non ce la fa e andiamo
a chiudere la partita. Come vedete, ragazzi, O'Grider, che anche se ci sono degli edifici, dobbiamo cercare di far arrivare fino in fondo alla torre. Se non ce la facciamo, carichiamoci dietro e poi lo giochiamo davanti non appena abbiamo un paio di truppe nella nostra area di gioco. Bene ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato anche questo secondo video. Spero che il deck vi sia tornato utile o vi tornerà utile. Lo andiamo a vedere adesso ancora per l'ultima volta. Io vi voglio ricordare di guardare quella pergamena là, ragazzi. Iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, lasciate un bel like e noi ci vediamo alla prossima. Non scappate via. Ciao.